Grazie, caro fratello Alois, per le sue parole calorose e piene di affetto. Cari giovani, cari pellegrini della fiducia, benvenuti a Roma. Siete venuti molto numerosi da tutta Europa e anche da altri continenti per pregare presso le tombe dei santi apostoli Pietro e Paolo. In questa città, infatti, entrambi hanno versato il loro sangue per Cristo. La fede che animava questi due grandi apostoli di Gesù è anche quella che vi ha messo in cammino. Durante l'anno che sta per iniziare, voi vi proponete di liberare le sorgenti della fiducia in Dio per viverne nel quotidiano. Mi rallegro che voi incontriate in tal modo l'intenzione dell'anno della fede iniziato nel mese di ottobre. È la quarta volta che tenete un incontro europeo a Roma. In questa occasione vorrei ripetere le parole che il mio predecessore, Beato Giovanni Paolo II, aveva detto ai giovani durante il vostro terzo incontro a Roma. Diceva: il Papa si sente profondamente impegnato con voi in questo pellegrinaggio di fiducia sulla terra. Anch'io sono chiamato ad essere un pellegrino di fiducia in nome di Cristo. Just over 70 years ago, Brother Roger established the Tessie Community. Poco più di 70 anni fa, fratello Roger ha dato vita alla comunità di Tese. Questa continua a veder venire a sé migliaia di giovani di tutto il mondo alla ricerca di un senso per la loro vita. I fratelli li accolgono nella loro preghiera e offrono ad essi l'occasione di fare l'esperienza di una relazione personale con Dio. Per sostenere questi giovani nel loro cammino verso Cristo, fratello Roger ebbe l'idea di cominciare un pellegrinaggio di fiducia sulla terra. Testimone instancabile del Vangelo della pace e della riconciliazione, animato dal fuoco di un ecumenismo della santità, fratello Roger ha incoraggiato tutti coloro che passano per Tese a diventare dei cercatori di comunione. Lo disse all'indomani della sua morte. Dovremmo ascoltare dal di dentro il suo ecumenismo vissuto spiritualmente e lasciarci condurre dalla sua testimonianza verso un ecumenismo veramente interiorizzato e spiritualizzato. Sulle sue orme siate tutti portatori di questo messaggio di unità. Vi assicuro dell'impegno irrevocabile della Chiesa Cattolica a proseguire la ricerca di vie di riconciliazione per giungere all'unità visibile dei cristiani. E questa sera vorrei salutare con affetto tutto particolare quanti tra voi sono ortodossi e protestanti. Oggi Cristo vi pone la domanda che rivolse ai suoi discepoli: chi sono io per voi? A tale domanda Pietro, presso la cui tomba noi ci troviamo in questo momento, rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E tutta la sua vita divenne una risposta concreta a questa domanda. Cristo desidera ricevere anche da ciascuno di voi una risposta che venga non dalla costrizione né dalla paura, ma dalla vostra libertà profonda. Rispondendo a tale domanda, la vostra vita troverà il suo senso più forte. Il testo della lettera di San Giovanni che abbiamo appena ascoltato ci fa capire con grande semplicità, in modo sintetico, come dare una risposta: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri. Avere fede e amare Dio e gli altri. Che cosa c'è di più esaltante? Che cosa di più bello?
Durante questi giorni a Roma possiate lasciar crescere nei vostri cuori questo sì a Cristo, approfittando specialmente dei lunghi tempi di silenzio che occupano un posto centrale nelle vostre preghiere comunitarie, dopo l'ascolto della parola di Dio. Questa parola, dice la seconda lettera di Pietro, è come una lampada che brilla in un luogo oscuro, che voi fate bene a guardare finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Voi l'avete capito, se la stella del mattino deve sorgere nei vostri cuori è perché non sempre vi è presente. A volte il male e la sofferenza degli innocenti creano in voi il dubbio e il turbamento. E il sì a Cristo può diventare difficile, ma questo dubbio non fa di voi dei non credenti. Gesù non ha respinto l'uomo del Vangelo che gridò: «Credo, aiuta la mia incredulità». Perché in questo combattimento voi non perdiate la fiducia, Dio non vi lascia soli e isolati. Egli dà a tutti noi la gioia e il conforto della comunione della Chiesa. Durante il vostro soggiorno a Roma, grazie specialmente all'accoglienza generosa di tante parrocchie e comunità religiose, voi fate una nuova esperienza di Chiesa. Tornando a casa nei vostri diversi paesi, vi invito a scoprire che Dio vi fa corresponsabili della sua Chiesa in tutta la varietà delle vocazioni. Questa comunione, che è il corpo di Cristo, ha bisogno di voi e voi avete in esso tutto il vostro posto. A partire dai vostri doni, da ciò che è specifico di ognuno di voi, lo Spirito Santo plasma e fa vivere questo mistero di comunione che è la Chiesa, al fine di trasmettere la buona novella del Vangelo al mondo di oggi. Con il silenzio il canto occupa un posto importante nelle vostre preghiere comunitarie. I canti di Tese riempiono in questi giorni le basiliche di Roma. Il canto è un sostegno e un'espressione incomparabile della preghiera. Cantando Cristo, voi vi aprite anche al mistero della sua speranza. Non abbiate paura di precedere l'aurora per lodare Dio, non sarete delusi. Cari giovani amici, Cristo non vi toglie dal mondo, vi manda là dove la luce manca, perché la portiate ad altri. Sì, siete tutti chiamati ad essere delle piccole luci per quanti vi circondano. Con la vostra attenzione e una più equa ripartizione dei beni della terra, con l'impegno per la giustizia e per una nuova solidarietà umana, voi aiuterete quanti sono intorno a voi a comprendere meglio come il Vangelo ci conduca al tempo stesso verso Dio e verso gli altri. Così, con la vostra fede contribuirete a far sorgere la fiducia sulla terra. Siate pieni di speranza. Dio vi benedica con i vostri familiari e amici. Siete un plein d'espérance. Che Dio vi benisse, ainsi che vos familles, vos amis. E sarà la benedizione del Papa ad accompagnare questi giovani che stanno vivendo queste giornate in un pellegrinaggio di fiducia a Roma. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Es omnia adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
der Mächtige hat Großes an mir getan.